È questo, sono contento delle emozioni che mi sto portando a casa. La classica domanda, chi vince, chi fa cosa, chi fa il ministro. Arriviamo al 4 marzo. Non si può parlare di sondaggi, però il sondaggio della gente mi dice che tra una settimana c'è un governo di centrodestra. E Renzi e Di Maio sono dei lontani ricordi. Questo so. Poi chi farà cosa lo vediamo il 5 marzo. È inutile adesso stare a fare il borsino e il bilancino. Fatemi dire che sono strafelice del fatto che sono sicuro che a prescindere da chi prende di più, chi prende di meno, la Lega che ho preso in mano 4 anni fa, che era al 3% in difficoltà in una parte di paese, sarà fondamentale perché il centrodestra vinca a livello nazionale. E la mia più grande soddisfazione, sai Silvio quale sarebbe? Che oltre che ovviamente essere forza trainante in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia, i parlamentari che faranno la differenza al centro e al sud fossero i parlamentari di una Lega che ha scelto di unire il Paese nel nome dell'autonomia, del federalismo, del lavoro e della sicurezza.